fallo via, non mi spiego. Tra l'altro lo dico per chi ci segue la Sardegna, per il resto d'Italia, mentre il secondo fallo di squadra per la formazione della Viola, in l'anno scorso migliore giocatore dell'Imperia, fa quota 5, 30 punti di media partita con quasi 37% da 3, un season high di 50 quel giorno. Ovviamente l'aria del Palatilastu giova questo ragazzo. L'aria del Poi. Perché è incredibile, sembra in casa, sembra un altro giocatore rispetto alle gare in trasferta. Certo, uno di Marco, insomma, questo probabilmente. Sì, indubbiamente. Il più 2 per Cagliari. La sera la difesa cagliaritana, Rovati si mette in proprio. Step out da parte di Stevens, fallo della difesa e siamo arrivati. Fallo di rossato. Primo fallo di squadra, terzo fallo di rossato. Mi aspetto qualche alchimia tattica in difesa da parte di Calvani, che è un bravissimo allenatore da quel punto di vista. Io l'ho apprezzato molto a Sassari, purtroppo non si arriva dopo meno Sacchetti, c'è anche una pressione particolare anche da questa muscoletta. Comita un po', lo fa vedere in questo caso Agustin Fabi, che non è, a dispetto di 26 anni, un giocatore molto esperto. Fallo di Matrone. Primo fallo per Matrone, tra l'altro terzo di squadra giocatore. Sì, non, probabilmente molto, molto accentuato, forse si poteva anche lasciare andare, però sicuramente ed è probabilmente anche corretto, anche l'arbitraggio è giusto, che tutte le linee, una squadra che sta mettendo pressione e sta cercando di anticipare gli avversari. Reggio, tra l'altro, credo sia abbastanza apprezzabile nella transizione difensiva che abbiamo visto nelle prime tre vasche effettuate, dove Kim, per esempio, è andato fino in fondo, ma forse poteva innescare Stevens, ma anche per merito dell'ottima difesa transizionale. Intanto ci sono due cambi in casa Vastacellino, sono entrati Allegretti e Rullo, quindi quintetto per la band di Paolini. Abbiamo Rullo, Allegretti, Stevens, Kim. Poi completo il quintetto, Provati che si è sempre abbastanza bene in casa, Anche tra l'altro si apre il bonus per la squadra in trasferta. 5.35, ricordiamo che la Reggio Calabria ha la quarta difesa della Serie A, si incassa con tutti i palleggi un po' Rullo, che tra l'altro fa paga da una settimana. Ancora Rovati, la palla per Stevens, la partenza in palleggio, batte il piccio, non lo controllo. Bellissimo movimento, grande perno, e Fetcher non può che osservare le movenze del lungo cagliaritano. Penetrazione di Rossato, bella circolazione di palla, prova a Bogan, dal 3 punti, bella, tra l'altro, per questa partita 6 punti, tutti con 50%, 50% da 3 punti, oggi già, sì, sì, la già metà. Il primo canestro da 3 punti è giocato di Cagliari, e allora Kim più 1 per Reggio Calabria su 13 punti, già 8 di Kim. Come vedi Andrea, primi 5 minuti di gioco e Kim ha già superato la sua media in trasferta. Tra l'altro 3 su 3 da 2, 0 su 1 da 3, 2 su 2 ai liberi per Kim. Partita come al solito piacevole. Il palazzetto, già la terza partita che vediamo, già la terza bella partita. Bel livello, bravo Rovati, in questo caso riesce a anticipare, chiusa, finita. E però infrazione di 24 secondi, e che questo è un segnale per il coach Paolini. Entra il numero 3, passa al posto del 18 la Vastacellino, peggiore difesa della Serie A con 91,5 punti di media, ma nelle due trasferte ne incassato 101. Sì, no, poco fa parlavamo delle differenze casalinghe e on the road di Kim, ma qui bisogna osservare veramente che ci sono tante statistiche differenti della squadra, di tutta la squadra. Recupera molto bene la palla Agustin. Due punti della saga, più tre ancora per la Viola del Calabria. Con Carotti che si occupa di uno. Tra l'altro è entrato. Sì.
e va a occuparsi di Chini, no? Sì. Pratica, qui, agli uguali. Sì, però cioè, qui, uno me la danno 1,78, l'altro passera 1,80. Qui si me, sta se si arriva a 1,75 passera ti dà col 40% normalmente da tre punti in queste quattro giornate. Giocatore di grandissima esperienza, giocatore che poco più di 12 mesi fa dominava Brescia salendo il 6-1. L'anno scorso facevo la telecronaca della Dinamo. Perfetto. E passerà, giocava a Brescia. Sì, poi poco pochissimo. Impiegato e successivamente passato a Latina in corso d'opera, però un giocatore di grandissima esperienza. C'era un... Tra l'altro ti vorrei ricordare, passerà, andiamo avanti di internet, musica, Valentino Rossi che si guarderà il Gran Premio magari. E poi vorrei ricordare 11 presenze in nazionale con un high di 12 punti contro la Croazia e contro la Repubblica Ceca. Passerà nato a Varese, prodotto dai giovani di Varese, per cui ha disputato anche un paio di stagioni in Serie A, tanto stile, e la pasta Cilino va a minuto. Passerà fu in qualche maniera come dire investito del ruolo di il successore di Bonola in un periodo, lui stesso insomma viene benestato questo genere di operazione, poi invece insomma non andò in questo senso, ma sicuramente per questo livello è stato si è specializzato molto in A2, mentre attenzione tiro aperto da tre punti di Tafflai, Celi Tafflai prima di questa partita 7 punti totali e risposte a coach Calvani di Akbogan e Tafflai. Sì, 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 bellissima palla, grazie. Guarda come cambiano le cose dalle partite in trasferta. No, ma credo che poi la ricerca di Paolini sia in questo senso, cioè Stevens che riceve da fermo e ha dei possessi appunto come dire statici, non dà nessun tipo di vantaggio. Questo tipo di giocatore qua invece diventa devastante dall'attacco di Cagliari. Tra l'altro 11 punti, attenzione Fabio da 3 punti, tiro aperto che sbaglia, direi anche stranamente, però 11 non... punti i due neri della pasta Cellino contro Latina, oggi già siamo a 4, per il colore del rosso. Attenzione, altro tiro aperto di Allegretti, non va, altri giocatori, piedi a terra, il solito fa malissimo, l'ultima deviazione è di Turel, uccide a due quintetti, esce Fabio, entra Baldassare, vecchia conoscenza del Dinamo Sassari, tra l'altro i grandi protagonisti della storica promozione dalla 2 alla Serie A. Diamo i quintetti perché abbiamo Tafflai, Caroti, Passera, Baldassarre e Pecer. Dall'altra parte abbiamo i due colori, Stevens, Turel, Rullo e Chini. Una bella partita, 18-17, ritmi, attenzione Caroti, sbaglia un tiro, la caviglia. Aperto la trettina. Caviglia di Caroti. Caroti si può, nella parte bassa. 8 secondi. Adesso c'è il pick and roll tra Baldassarre e Passera, il ribaltamento per Tafflai. Finita. Penetrazione e alla fine, secondo, infrazione di 24 secondi. E cambio, esce Caroti, che però mi sembra che cammini bene, quindi probabilmente passa Cellino. Cambio, esce Stifata, passa Cellino, e esce adesso Allegretti e Debiting di sotto. Tra l'altro adesso entra anche Benvenuti. Ed è una delle cose interessanti di questo quintetto, Ebeling e Turel sono due uomini in maglia bianca ad avere un saldo attivo fra perse e recuperate in queste quattro giornate. E questa è una delle operazioni su cui lo staff della Pastacellino sta lavorando, a correggere questo andamento. Si arrabbia tantissimo Calvani con l'arbitro, fallo di Baldassarre, Yanni Liao per questo fallo fischiato contro Baldassarre, il fallo che fa male perché è rullo. Manda due tiri liberi facili per la passaggina senza il minimo sforzo, in partita Roberto Rullo che vorrei ricordare è il 17° miglior marcatore della Serie 2, anche il primo italiano a 16 punti nella partita. Dodicesimo peso. Continua a andare che gioca la playmaker, sta impostando la playmaker ed esce Chini. Un'altra cosa, hai citato le palle recuperate, per giocare la bella squadra che recupera più palle nel campionato di Serie 2, 7 a partita, mentre Cagliari è nona a 5. Sì,
certo poi nell'economia difensiva di Reggio l'assenza di Roberts chiaramente non è solamente sul fronte d'attacco, ma si va a sentire anche per recupero. E ancora una volta proprio sull'asse di cui discutevamo prima, tocca time out Galvani, tocca Turelle, recupera Ebeling e ancora una volta certificano la loro tendenza proprio a questa voce statistica. Anche se il giocatore che recupera più palloni dalla partita di Cagliari è Russo, che è l'ottavo a 1,5. Che però un saldo negativo. No, ma... infatti, a proposito, un saldo negativo. La particolarità è che comunque abbiamo Robert Giacente, che è il quinto miglior giocatore delle squadre recupere, a 1,8. E pensa che invece Reggio Calabria è la prima squadra che recupera più pallone, cioè la squadra che ne recupera di più è quella che ne perde di più, ma con 14,5 partita, e vince il secondo che ne perde a 3,5. Quanto bene ha perso, c'è stata molta attenzione, forse troppa, molta critica sulle due trasferte di Cagliari, no? A Scappati Latina. C'è una voce che batta gli occhi sulla Monza. Il saldo perse e recuperate le partite in casa fino ad oggi è di meno 4, in trasferta sale a meno 12,5. Sfido chiunque ad andare a prendere punti oltre mare tenendo questa voce, ma secondo me è anche un po' insita nel tipo di squadra che si è montata, che non dimentichiamoci è nuova di zecca da tutti i punti di vista. 3 mesi fa non esisteva. No, fra l'altro ci sono tanti giocatori che due non l'avevano. Cioè, chi giocava poco, ma poi chi era infortunato, chi era retrocesso, quelli che hanno giocato sono retrocessi. I due americani non hanno mai giocato a questi livelli, insomma forse l'unico campionato decente di Stevens è stato Passera, da sbloccare il suo tabellino. Ah, lui sulle letture di questo giocato tipo. Stevens, fine, giocava all'università. Sì, sì. Stevens l'unico campionato che ha fatto, l'ha fatto con lo Chalon, poi ha giocato insomma un po' al Bambit qualche partita, e poi all'altra squadra di Kirmizza, la squadra di Bandirma. L'anno scorso giocava nella seconda divisione giapponese, mentre Zuccarelli, che tra l'altro è il miglior giocatore da tre punti. Sì, sì. No, non è il miglior giocatore da tre punti, ma tira bene da tre punti. Probabilmente che aveva, forse Rullo va sfiora il 50. Sì, Rullo al 43,5, Buccarelli invece ha qualcosa in meno per la precisione. No, Buccarelli c'ha il 53, abbiamo detto giusto. Però ha pochi tentativi, sì. Perché questo è il settimo tentativo. Fra l'altro la suggestione di questa partita, oltre che entra in bonus anche Cagliari, sì, ormai è finita. Tra l'altro non credo, è questo probabilmente il fallo. Questo il è un fallo che ha preso. Avevano tardato dal. Certo, a 14 secondi. Dicevo un Andrea che fallo di Turelle. Tutto cambio per la Casa Cirillo, entra Kin e Stevens. Esatto, stava di tutta Italia, ma soprattutto salutando i tifosi di Reggio Calabria. Qui oggi abbiamo di fronte una società nuova di zecca e una società dal blasone lunghissimo, interminabile, quindi poi ti dico, per chi non se lo ricordasse, tutti gli americani, io sono andato sul sito della Viola e qualche argentino anche, vero? Qualche argentino, uno più bravo dell'altro, ma anche gli americani, sì. No, non bravi come qualche argentino. E qui Baldassarre conferma le sue statistiche che sono veramente molto inferiore alla fine. Sì. Attenzione, perché questa è zona Kin. Eccolo lì. Sbaglia un tiro, insomma, che solitamente è questa parità. 21-21. Passino Cagliari, invece gradevole. Assolutamente. Anche se Reggio Calabria in casa 73,5 per partita, Cagliari ne segna 80,3, si sta giocando ai ritmi della fantasia. Sì, però di contro, volendo essere pignoli, dobbiamo dire che
la mente extra sta reggendo quei ritmi senza il secondo terminale offensivo, quindi sta, e devo dire che nelle due la partita, come hai detto tu poco fa, è assolutamente gradevole, e se lo è sicuramente anche per la qualità del gioco della squadra di Calvani, che ha un'ottima circolazione di palla, che preferisce sempre andare con un ulteriore passaggio piuttosto che andare fuori i pulicini in altra maniera, quindi gradevole, confermo. Abbiamo parlato della vera Reggio Calabria, che è una società storica da guardia, da italiano. È stata nel 1986 la giudice Pecino Roma, il fallimento nel 97, poi fallita nel 2007, però poi è rinata la grande la seconda volta nel 2010, dopo aver avuto mille tanti dal Gragnano. Però vorrei ricordare la storica promozione in A1, la prima storica promozione in A1 nell'84, e tutta la serie americana che ha giocato a Reggio, Cupe, Hughes. Però vorrei ricordare anche Joe Bryan, papà di Kobe, Dan Caldwell, che è stato il capocannoniere, Young, Garrett, io lo stoppava tutto, poi Volkov, Sasha Volkov, e poi Manu Ginobili, Ugo Smonochini, Brian Oliver, che è stato tra l'altro il capocannoniere, capocannoniere italiano, Carlos Delfino, tutta questa serie di... Adesso non mi ricordo se anche Delfino abbia vinto l'oro alle Olimpiadi del 2004. No, probabilmente era in quel gruppo. E anche a me sfugge, però uno dei due tra Sconocchini, che non ci fosse, capo di Delfino, quella era una squadra. Adesso non mi ricordo se ci fosse anche Montecchia in quella squadra, in quella rosa. Altro giocatore che doveva. Ottima rimessa. Che rimessa. Allegretti. Direi che c'era uno schemino, eh. Bellissima esecuzione. Complimenti a Calvani per lo schema che ha portato questo canestro anche abbastanza facile. Allegretti che sblocca il suo fallo di Bucarelli, giocatore che tradito dalla velocità di piedi, perché se no sarebbe stato un 3, mentre il primo fallo per Bucarelli, quindi il primo fallo di squadra in questo secondo quarto, sarebbe stato un 3 a livello veramente di role, per la precisione, la pulizia, il fisico. Però i piedi sono quelli, e quindi insomma è stato costretto a giocare 4, però non ha l'atletismo tale per, non ha avuto, non ha l'atletismo tale per sfondare, anche se qualche bel campionato in Serie A l'ha fatto. Secondo fallo cumulativo di Bucarelli. Anche una stagione a Varese nel 2004, quasi 6 punti e mezzo per partita con la 5-5, dove a Varese ha 6 anni. Tanto due falli in una ventina di secondi, Bucarelli. Già, due falli, Bucarelli uno pochino, uno è quelli di difendere, non uno è quello di difendere. Baldassare sbaglia, l'altro credo che Baldassare, 3 punti di media partita. Credo che Paolini, che ha appena avuto un attimo di disappunto per il rimbalzo perso, si è appena goduto la prima azione difensiva dove Reggio Calabria non è riuscita a ribaltare palla, quindi Pesai Cagliari ha tenuto la palla per un in e out per due volte sullo stesso lato, ed è la prima volta che capita. Questo è un buonissimo indicatore della pressione messa sul pallone. Atubogan pronta la rimessa, passa Atubogan, poi abbiamo Tassilai, Baldassarre e Benvenuti, quindi quintetto Benvenuti, tutto italiano in panchina. Bella palla Cagliari e canestro. Gran bella palla di Passera. Passera è un signor giocatore. È un gran giocatore di grandissime letture, e chiaramente se riesce a innescare i lunghi, in questo caso Benvenuti, che ha girato benissimo il palleggio di Passera, poi è stato abbastanza semplice. Benvenuti che è un 95, quindi 22 anni. Sì. Dato il primo fallo di Evelyn e il terzo fallo di squadra. L'anno scorso giocava a Ferentino, ha giocato le ultime due stagioni, questo livornese prodotto dello sponsor di Livorno, ed è stato giocato dopo di Paolini, tant'è che Cagliari ha proprio acquistato un anno fa tra l'altro era uno dei 4 giocatori sotto contratto. Fallo di Benvenuti, da cui c'è stato il trasferimento di attività per riportare la serie A2 nel capoluogo sardo dopo 37 anni.
sotto l'attacco di Cagliari, si è facilmente ricreduto di una prima chiamata, probabilmente il primo contatto è da fallo su Bucarelli, ma il secondo è quello che gli ha dato la possibilità di fare canestro. Tanto errore di Bucarelli alla lunetta, Bucarelli tira col 91% della linea della carica. Tap fly per Benvenuti, mamma mia, passerà, qui gira, la palla gira. Bene, trascarica, tiro aperto di Tafly, tutto è partito no. E terza inflazione di Tafly, tutto è partito dal vantaggio creativo. Cambio per la passione locale, entra King al posto della capitale Bucarelli. Cioè, piacevole da vedersi e fra l'altro fino a questo momento efficace. Quello che la penalizza è la poca pericolosità di Baldassarre, sicuramente fuori dall'arco, ma purtroppo per il gruppo allenato da Calvani anche dentro l'area in questo momento. Il consegnato di Kin per Rullo, forse l'unico giocatore insomma dei punti di diamante del quintetto cagliaritano, ancora sotto tono Allegretti, non trova la via del canestro sotto Allegretti, perché la seconda volta che tira le punte, la seconda volta che la palla gioca sullo ferro, passa la palla per Benvenuti, il ribaltamento per Passo, vede il perduto libero, alla fine ci ripensa Baldassarre, lascia spazio Allegretti, male a tre punti, ancora Passera che crea sempre il vantaggio, stavolta però la palla è per Tafly, l'apertura per Advogana, extra pass per Tafly, tanto di cappello a questo attacco. Assolutamente, l'avevamo appena detto, sta giocando una palla canestro semplicissima ma di grandissima efficacia. Tanto già 5 per Tafly, dicevamo che questa gara ne aveva 7 in più. 3 punti, 3 punti Tudel. I primi 3 punti della sua gara. Sì. Già 8 a referto per quanto riguarda la formazione di Paolini, l'unico di quelli scesi in campo che non è andato a canestro è Matteo. Ancora uno contro uno di Baldassarre, stavolta però. No. Allegretti ancora Bogano, stavolta non va. Cagliari sta concedendo troppe secondo palle, Paolini non gradisce per niente, mentre invece Calvani ha veramente da fare un plauso ai suoi che stanno buttandosi con ecco, fallo della difesa, già il quarto fallo di squadra dopo 3 minuti per Cagliari, che vorrei segnalare sempre un balzo in attacco per la formazione calabrese, che non sta tirando neanche tanto male da 3 punti, 4 su 11 per il trasferto. Diciamo che la modalità di gioco ti dà anche la possibilità di andare a rimbalzo. Fallo di Rullo con più facilità, perché non essendoci forzature quasi sempre una spaziatura ottimale, probabilmente delle linee di corsa verso il tabellone anche abbastanza agevoli. Detto questo, credo che se la richiesta di Paolini nelle due settimane era stato dare un giro di vita alla difesa, l'atteggiamento di Allegretti, che sta addirittura sconfinando no, territorio, andando più di 3 punti con Baldassarre, quando forse tatticamente si potrebbe lasciar perdere quella soluzione, probabilmente nasce anche da questo tipo di richiesta di intensificare l'atteggiamento difensivo. Ricordiamo 8 punti per chi per stile giocatori della nostra Cestino, abbiamo invece 6 punti Carosi e 5 per Tafly, questi migliori risultati in casa della Reggio Calabria Medextra. Vorrei ricordare anche che quindi una formazione appunto sulla fase tra partito in casa e partito in trasferta, la gara di conferma insomma questo doppio volto, questo sotto Jekyll in casa e Mr. Hyde in trasferta per la falsa civile. E adesso Reggio proverà a sfruttare il bonus aperto, grandissima lettura di passe da che Benvenuti sperpera, però proverà sicuramente stava per fare un numero, niente male, Giudel è un giocatore molto atletico, attenzione per Baldassarre, altra palla per i Benvenuti. Stanno giocando a pallacanestro dentro e fuori perché Calvani io penso che
adesso giusto riallacciando nel discorso dei trascorsi sardi, 14 partite non credo che possano in qualche maniera ossidare una carriera. Lui ha avuto problemi anche a Recanati, anche l'anno scorso è stata una situazione sfortunata, mentre chi si mette in è la prima massimo vantaggio, massimo vantaggio sul più 5, è la prima tripla della partita di Marcus Kim, e prima di questa conclusione aveva 0 su 2, 1 su 3 per la precisione, lui che tira col 30%. Attenzione ancora a Bogan, ancora solito vantaggio innescato da Passera che entra e crea, sì, sì. Sta creando, giocando alla grande. Tanto Carotti, no, devo dire che problemi alla cabina. Penso che comunque lo stesso Carotti stesse facendo la stessa modalità di gioco, con delle letture sicuramente probabilmente meno rapide di Passera, però con lo stesso tipo di modalità. Tanto diamo i quintetti delle due squadre, Bogan, Passera, Fabi, poi Benvenuti e Baldassar, e questo per che ha commesso il suo secondo fallo, Kim, Stevens, Allegretti, poi rivediamo Rovati e Turella, ancora Kim si mette in gioco, l'altro tiro a tre, gira un paio di volte, mentre ancora Rovati tiro che va sul primo ferro, stavolta la deviazione è di Benvenuti per Fabi, che dice a Bassa, facciamo all'indirizzo, va, facciamo transizione. Ancora Passera, l'arcobaleno non va, il rimbalzo di Benvenuti, va il tiro, Benvenuti, pronto il tiro di sinistro da sotto, ancora Stevens, la palla è per Rovati che al posto delle gambe ha due razzi, sbaglia da sotto, attenzione Fabi, c'è ancora la palla per Bogdan, ancora Passera, diventate gli ultimi 5 minuti di questo tempo, con più 5 Cagliari, palla ancora per Baldassarre. Tanti minuti in panchina per Pincher, sì. Ancora Stevens, altro errore di Stevens. Nel frattempo Turel rimpingua il suo bottino di recuperi, eh? Pincher che ha due falli e Calvani non lo vuole sprecare perché già sono senza un americano. Mamma mia, purtroppo però di fatto sta giocando, sa che l'unico non italiano è Baldassarre, no? Il livello di gioco si è un po' abbassato, sì, decisamente, in queste ultime azioni, e soprattutto segnalerei anche la brutta percentuale al tiro di Reggio, 5 su 15 da 2 punti, sta peggiorando anche la percentuale nel tiro pesante, 4 su 12 risponde invece alla palla al cerino, 8 su 13 da 2, 3 su 10 da 3. Però ci sono molti più possessi, sì, per quanto riguarda la viola. L'altro è abbastanza, come dire, curiosa la scelta dello staff di Reggio Calabria di tenere fuori Pacer, anche perché ha due falli. Ho capito, però quanti possessi abbiamo visto di Stevens profondi? Me ne ricordo uno su una percussione con una schiacciata, poi per il resto non ha avuto possessi. Intanto ti vorrei ricordare che il Reggio si conferma come la squadra che perde più palloni, siamo già arrivati a 9 in 16 minuti di partita, di media ne perde 14,5. Sì, e oltretutto sono 3 minuti col bonus aperto che non riesce a gestire nemmeno un tiro libero, quindi vuol dire che probabilmente anche l'intensità dietro di Cagliari sta salendo. Più 5 per la pasta a cellino, pick and roll tra Stevens e Kin, ancora l'apertura per Rovati, attacca il ferro Rovati, fallo contro l'attacco, si arrabbia Paolini che chiedeva addirittura il canestro, e per Rovati tra l'altro si tratta del secondo fallo. E non c'è bonus in questo caso perché viene dato in azione proprio di tiro, possesso in pieno, non c'era il possesso e quindi non si tira, possesso bianco tutta la vita, e tanto si rivede Carotti, sì. E questo insomma ci fa particolarmente piacere, Carotti da Fly, poi Fabi, Benvenuti e Agbogan subito all'attacco, sì. E altro sfondo fischiato in questo caso contro stesso. Fabi, e attenzione perché per Fabi è il terzo. Sì, questa è una brutta notizia per Calvani. Terzo fallo cumulativo. Perché senza, tra l'altro, terzo fallo di squadra per Reggio Calabria. Anche perché obiettivamente senza Roberts. Cambio subito Baldassarre. Sì, sì. E sta giocando tanti minuti, Molti più di quelli che gioca in media. Sì, perché lui è già arrivato a
a 8 minuti sta rientrando, solitamente ne gioca a partita 18. Dai, siamo lì in effetti. Però tanti possessi, cosa che non è usuale. Sì. Lui ha, mentre ancora King da tre punti e siamo a quota 14. E siamo King formato casalingo, time out Calvani, perché la situazione si mette male per Reggio Calabria. Con la pasta Cirino che scappa sul più 8, massimo vantaggio quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, con King scatenato con 14 punti, sicuramente il migliore in campo. 3 su 4 a 2, 2 su 5 a 3, 2 su 2 lui per i 13 di valutazione, sicuramente il numero 1. In poco più di 14 minuti ha già raddoppiato le cifre di quando gioca fuori casa. Più che raddoppiato, visto che era a 6, 21 in casa, 6 in trasferta. Tempestivo il time out di Calvani, che capisce quanto Paolini, che in questo momento può essere assolutamente favorevole alla squadra sarda. Adesso sarà importante vedere come rientrerà in campo con Carotti. Dobbiamo capire come sta, perché già senza Roberts, più Pitcher e in panchina. Ma io penso, se anche che Carotti non stesse bene, sarebbero problemi, anche se Passera sta giocando benissimo, però Passera ha un problema, non ha punti nelle mani. No, ma comunque nella distribuzione dei tempi di gioco di Reggio Calabria, questa è la distribuzione, quello che ti dicevo prima, cioè che gli under, fra virgolette, dagli under 20, cioè da Benvenuti in giù, hanno quasi la metà del tempo di gioco, conferma anche che Carotti divide quasi al 50% il minutaggio con Passera, e questo infatti è un dato. C'è da dire che un po' due Carotti ne ha di più, perché i due giocano anche assieme, 20 minuti e due di media partita per Passera, 26,7 per Carotti. Carotti che l'anno scorso è esploso nel vero senso della parola, una signora stagione, 8 punti di media partita con 31% da 3 punti. E ricordiamoci che è un ragazzo del 97, che in Italia spacciamo per giovani, cioè c'ha 20 anni ed è giusto che abbia questo genere di minutaggio, soprattutto in un campionato come quello della 2, che mi sembra che lo consenta. Tanto nuova palla recuperata per quanto riguarda Reggio Calabria, con Cagliari in grande difficoltà al rimbalzo. Ricordiamo che Reggio è la quarta squadra della Serie A che conquista più rimbalzi, 37,8, Cagliari la dodicesima, 32,8. Questo c'è un fallo di Stevens, e no, fallo in attacco. Hanno cambiato decisione, ha dato fallo in attacco a Baldassarre. Sì, un fischio non allineato. Inizialmente era stato dato fallo a Stephens. Invece poi è stata cambiata la decisione da parte dell'arbitro che era sotto. E il secondo fallo per Baldassarre entra in bonus. Penso anche che la formazione Ricci. Penso che fosse assolutamente naturale lasciar proseguire il gioco senza un fischio. Questa è la sensazione, ovviamente molto facilitata dalle tribune. Prova Rovati, sbaglia il tiro, il rimbalzo di Bucarelli non va, c'è una tonnara sotto canestro, ancora Stevens, si fa largo Stevens e realizza il suo ottavo punto, già 22 su 36 i punti messi a segno dai due americani della pasta Cellini, e più 10 tra l'altro, massimo vantaggio per la formazione rossoblù su 36 a 26, mancano appunto 2 minuti alla fine del sembra fatto primo fallo di Kim, però manda in lunetta Carotti, importante, sembra uno strappo concreto, niente, non sembra un caso, anche se nelle precedenti partite casalinghe abbiamo visto che Cagliari recupera e sperpera facilmente gli svantaggi o i vantaggi. Tanto 2 su 2 dalla lunetta per Carotti, che dopo le due bombe iniziali mette altri due punti al referto, sono 8, considerando che ha superato la media partita, sì, però lui ha 7 punti, ha giocato pochissimo. E comunque il problema più grosso adesso per Reggio è trovare uno sbocco offensivo, è rimasto inchiodato 26 punti per un lungamente, e questi due tiri liberi sbloccano un po' la situazione. Tanto l'agente scelto Akbogan
su Kin che riesce in questo caso a giocare per la squadra, servendo un assist al bacio per Allegretti, ancora più 10, vantaggio in doppia cifra per la compagine locale. Oh, c'è il tocco di Allegretti, non un tocco di quelli che farebbe felici Marco Sasso nel caso fosse un allenatore delle giovanili, visto che non è scivolato, però sì, è stato bravo. Calvani giustamente chiede lumi. 16 secondi per l'azione regina, con Akbogan pronto alla rimessa in gioco. C'è un blocco di Tafly, andrà a favorire il taglio vicino al canestro di Benvenuti. Cambiano Rovati e Allegretti per recuperare la palla a Stevens. Attenzione, situazione di 2 contro 1. Ecco, schiaccio! Allegretti! Mamma mia! Mamma mia, come è caduto male Allegretti! Caduto malissimo Allegretti! Caduto male Allegretti! Peccato, per proprio tra l'altro una conclusione di una bellissima. Non ha voluto rischiare il terzo fallo. Però siamo a meno 12. C'è un'emorragia più che... Senza Roberts, sì. Senza americani. Per... Sì. Sì, sì, sì. Infatti, quanti minuti ha giocato Pacer? Ha giocato 8 minuti. No, non bisogna dimenticare che anche Fabi è fuori di quei 3 falli. Sì. Quindi abbiamo le prime 3 voci statistiche della Viola. Carotti, lo step back, non va al tiro a 3 punti. Adesso i giocatori sono freddissimi, tra l'altro. Andiamo in quintetto, 2 squadre in campo, abbiamo Kin, Rullo, Ebening, Stevens e Rovati. Ancora Kin, si mette in proprio, altro tiro da 3 punti, stavolta non trova la via del canestro, invece relativamente... Risponde Viola, sì, con Agbodan, Carotti, con Tafly, Baldassarre Benvenuti, Baldassarre tantissimi minuti in campo. Ancora Bogan, la penetrazione, e questo è il giocatore di origine albanese, Tafly. Che ha giocato l'anno scorso finale di stagione anche nella stella azzurra, nei play-out per la precisione. Rullo, tiro alla Rullo senza coscienza, catch and shoot. Adesso c'è una situazione di contropiede, no. Realizza in un modo o nell'altro Carotti, che ha 10 punti. Punti, che ha già 10 punti sopra media, ed è importantissimo, sì. Riporta frenare l'emorragia dal meno 12 al meno 10. Io penso che Carotti abbia un campionato veramente di... Questo era un contatto da sanzionare, la mano di Carotti sui fianchi di Rullo. E canestro da 3 punti e fallo di Agbogan. Canestro da 3 punti di chi? Un nome a caso. Tanto primo fallo per il giocatore, per il ventenne Alec Agbogan. E sono già 17 punti per Kim. 17, e sbaglia però il tiro libero aggiuntivo. È giusto per gli amanti 3 su 4 da 2 e 3 su 7 da 3. È giusto per gli amanti delle statistiche. Attenzione, Rovatti. Ma era già scaduto il tempo. 43, basta Cellino, 30 Reggio Calabria. Marco, per gli amanti delle statistiche, Kin in 2 partite e mezzo in casa, a quel che si potesse prevedere. Poi, certo. Insomma, sulla partita invece riniziamo subito così, con a NASA Allegretti prima o poi tornerà in campo. Va bene, lo aspettiamo, e lo aspetta Cagliari, lo aspetta la 2, lo aspetta insomma questo campionato. Il dato statistico invece è che a favore di Cagliari ci sono 10 perse in più di Reggio Calabria, e questo scava la differenza che vedete sul tabellone. Intanto il quintetto delle 2 squadre in campo, con Reggio Calabria che rimette i Pacer, che ha giocato solo 8 minuti nel corso del primo tempo. Per Carotti, Rossato che si rivede sul parquet, poi Fabi che ha 3 falli e subito colpisce la specialità della casa, la tripla, e sono 5 i punti per Agustin Fabi. Ricordiamo, tira benissimo da 3 punti. Invece prova a rispondere il Rullo da 3, non va, ancora ci mette la mano, sì, Matrone. Rullo, Matrone, Rovatti, Stevens e Kin, questi 5 schierati da Paolini. E Rullo sembra un po' fuori dalla gara oggi. Oggi ricordiamo che Rullo è il miglior marcatore di Cagliari con 16 punti di media partita al 17esimo e con ottime posto. Percentuali fino ad oggi. Chiaramente la Viola deve provare a ridurre il gap, mentre ancora... Siamo a quota 4 in situazione 24 secondi. Sì, e soprattutto il saldo che va a meno 11
per quanto riguarda, diciamo che non va a favore della Viola Reggio Calabria il fatto che con la peggiore difesa del campionato ci siano 4 infrazioni di 24 secondi. No, però come discutevamo, no, se ne discuteva all'intervallo, questa squadra ha avuto 19 minuti complessivi dal terzetto Robert Spacer e Fabi, quindi insomma Che palla di Matrone per Rovati. Bravo Matrone, che ha usato molto bene il piede perno, non ha avuto la spinta alle gambe per andare a tirare, ma molto intelligentemente, molto bello il taglio, bravissimo, sì, Rovati, sì. Poi dal lato debole Matrone comunque è stato molto bravo per un 2-10, sicuramente ha belle mani, sì, a signore mani del signore argentino. Sì, fra l'altro lui è al quarto anno a Reggio, con una parentesi 2 anni a Treviso, quindi un ritorno dall'anno scorso. Ma quarto anno in due differenti, sì, esperienze, sì, 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 sì. Adesso Stevens prova il tiro da 3 punti e va, e dobbiamo dire che la sua giornata, anche perché non aveva mai segnato, esatto, fino ad oggi, vanno a controllare quello, sì. No, il primo canestro da 3 punti, forse il secondo tiro che è andato a scoccare dall'inizio della stagione. Intanto la formazione della Pasta Cellino è uguale al massimo vantaggio. Fabi molto attivo come linguaggio del corpo, attenzione, tiro aperto per Caroti e la Viola non ci sta, dobbiamo essere provando a tenersi aggrappata al match in un modo o nell'altro. No, ma bravissimi, perché credo che nelle condizioni in cui si sono presentati, per l'assenza già citata di un giocatore d'esperienza come Roberts. Intanto l'alley-oop non riesce, anche Stevens ha delle signori gambe, Sì, credo che, sono sicuro anzi, che lo staff stava cercando di creargli una pericolosità anche frontale, perché non a caso è stato il primo tiro segnato da 3 punti, ma questo giocatore è un giocatore che va sicuramente sfruttato in fase dinamica. Meno 10 per la Viola Reggio Calabria, palla in mano per la formazione di Calvani, siamo al terzo minuto del terzo quarto, ecco Pacer prova a attaccare uno contro uno, Matrone che riesce Matrone a tenere, tiene benissimo, e poi alla fine lo stoppa, bravo Matrone, accidenti, Matrone... mentre Rovati gli tocca la palla al rossato e Rovati si incarta un po', alla fine la perde, Rovati, io l'ho già detto, al posto delle gambe ha 2 missili. Però soprattutto segnalerei un lungo italiano di 22 anni, un 2-10 che secondo me purtroppo non ha potuto lavorare fisicamente perché è un po' gracilino, però ancora Matrone che mano, sta facendo un signor terzo quarto Matrone. Ancora la palla per lui, non so, in questo caso non è riuscito a controllare il corpo, si arrabbia il lungo napoletano, anche perché Fabio nato è andato a Pompei. Agustin Fabi è andato a rischio quarto fallo con questo contatto. Intanto secondo fallo per Matrone. E chiaramente primo fallo, tra l'altro primo fallo del quarto tra le due squadre. Certo che se Matrone riesce a crearsi una qualche risorsa offensiva, data anche per esempio dagli scarichi dei compagni, diventa un giocatore di grande importanza, perché nella metà campo difensiva lo è già. E intanto c'è l'alto basso per Pacer che si sblocca, canestro buono, tiro libero supplementare, per lui si tratta solamente del quinto punto. Vorrei ricordare tanto terzo fallo di Matrone e secondo fallo di squadra, tra l'altro vorrei ricordare che Pacer è il 12esimo miglior marcatore del campionato e relativamente alla valutazione è l'ottavo con 22,8 di valutazione, non completa il gioco da 3 punti. No, non lo completa, anche perché a dispetto di un 63% da 2 punti tira col 66 liberi, e quindi francamente, mentre altro fallo sul tiro da 3 punti di Kina. Kina ha un senso del canestro. Senti, ma tu come spieghi questa trasformazione di rendimento? Ma sicuramente la giovane età incide, e poi devo dire anche che il botto fatto nella prima partita con Biella ha fatto sì che già nella trasferta a Scafati avesse addosso gli occhi di tutta la difesa. È un giocatore sicuramente da percentuale, perché come vedi anche oggi ha dei tiri che molte volte sono assolutamente al di fuori dell'innesco della trama offensiva.
quindi le percentuali poi insomma fuori casa non sono le stesse che ha tenuto qui a Cagliari fino ad oggi. Pastacellina più 11 con 20 punti di Kin, che tra l'altro è salito a 19 di valutazione. La tripla di Agustin Fabi, ma che partita nel secondo tempo per Fabi, già a quota 10 credo, sì, a quota 10 Fabi. Oi. Ancora rovati la palla di Stevens, ancora si mette in proprio a 3 punti Stevens, non va, ma Tron non riesce a prendere un rimbalzo, lo prende il solito Fabi, veramente onnipresente Agustin Fabi. E Cagliari ancora più 8, Fabi! Ma che cosa è successo? Fabi! 13 punti in un... 11 punti su 13 messi a segno, in soli 5 minuti. Mentre parte ancora palla Matrone, a momenti c'era anche fallo, Rossato prova a sbloccarsi, realizza! E anche il fallo della difesa, e la Pastacellino qua... E secondo fallo di Kin, anche Rossato partecipa alla festa, 3 punti per lui, è partita improvvisamente riaperta Marco, dal più 13 al più 3, ma tiro libero supplementare per Reggio Calabria. Tanto di cappello a come Reggio Calabria ha interpretato il momento di svantaggio e il fatto che fosse andata sotto nel guarda punteggio. Quanto sono state importanti quelle bombe trovate che rispondevano subito alle granate della Pastacellino. È stato fondamentale Caroti e poi Fabi, un terzo quarto eccezionale, tutte queste conclusioni peraltro ben preparate, e come dire, il tiratore ha trovato solamente da dover spingere la palla, poi lì diventa solo un gioco di percentuale, però la Viola, l'abbiamo detto all'inizio, stava costruendoli molto bene questi tiri. Tra l'altro Fabi 13 punti, 2 su 3 da 2, 3 su 5 da 3, 3 rimbalzi, 3 assist, 15 di valutazione in 15 minuti giocati. Ha un unico problema, che ha 3 falli. Questa potrebbe essere la tegola per Reggio Calabria. Per la sì, però non credo se ne sia curato più di tanto, perché anche prima, andando a prendere lo sfondo su Matrone, è andato a prendersi un rischio clamoroso. Però veramente tanto di cappello a tutta la meta extra, che sta veramente giocando la partita con un handicap non indifferente. Lo ripetiamo perché anche per chi ci sente, perché magari non si può rendere conto totalmente dalle cifre statistiche, ma sta veramente rendendo la vita impossibile. E manca Roberts. Una cosa, un dato che salta all'occhio è che con Pacer, con dei problemi di falli, Stevens sta girando a largo, ha tirato 2 tiri da 3 punti, forse sarebbe meglio andare a creare delle grane dentro l'area e magari cercare di gravare più falli, mentre prova quasi il run and jump Baldassarre e viola Reggio Calabria a zona. Eh sì, una zona che parte pari, poi non so se rimanga pari oppure si adegui all'attacco della formazione cagliarita. Rullo l'attacca molto bene. Rullo l'attacca bene, però non riesce a trovare la via del canestro. L'ultima deviazione è della compagine Regina, quindi rimangono 14 secondi per l'attacco di Cagliari. Ci sono stati dei cambi. Kin, rimangono Rullo, Stevens, Ebeling e Bucarelli. Reggio rimane a zona anche sulla rimessa, vediamo cosa succede. E risponde okay. Reggio Calabria con Caroti, Rossato, mentre Kin veramente da casa sua non riesce a trovare la via del canestro, il rimbalzo di Bucarelli che ha appoggiato dietro il canestro. Una fesseria. Inorridito Marco Sassolo per questo tocco di Stevens con la palla che stava entrando a canestro. Il mio non è niente in confronto a quello che credo l'allenatore. Penso che Paolini non sarà stato contento di questa scelta di Stevens. Vediamo questo tiro libero di Bucarelli che va, è il suo terzo punto, più 3 per Cagliari, Pastacellino 52, meta extra 49, siamo montati a metà del terzo quarto e Bucarelli conferma di avere un'ottima mano dalla linea della carità. Ricordiamo che il settimo miglior realizzatore relativamente alla percentuale ai tiri liberi, 90,9%, è anche Agustin Fabi. Attenzione, lo scarico ancora per Pacer sui due check-in,
mi sembra anche Cagliari a zona, è una zona matchup. Viene lasciato il tiro aperto a Fabi, mamma mia che errore, ancora poi Pacer che si fa trovare pronto e questa è la giovane età, Tanto Pacer ha quota 7, vediamo se Reggio Calabria è ripassata a uomo, tanto a Kin, step back, va al tiro, solo rete per Kin, 22 sino a questo momento. Tra l'altro ha un season high di 23, transizione vincente della formazione della Viola, si arrabbia tantissimo Paolini, Pacer che dice io non c'ero ed eravamo meno 13, sono tornato io e siamo a meno 2, sì. Chissà il mio plusmanus come ben, sarà. Ben lontano ancora dai suoi oltre 18 di media, ma giocando quel minutaggio. Mentre Keenan ancora non è entrato in partita e Rullo che continua a sbagliare al tiro sino a questo momento, 0 su 1 da 2, 0 su 3 da 3 per Rullo che gli unici due punti li ha realizzati nella lunetta. Ancora palla per, mamma mia come gioca bene, come si muove la palla, sembra PlayStation. Viola Reggio Calabria che insieme alla tranquillità ha ritrovato una buona circolazione di palla, un po' come inizio partita. Facevamo dei banalissimi commenti a favore delle giocate di Passera, ma mi sembra che intanto, Carotti... Intanto entra in bonus Cagliari con Ebeling al secondo palo. Mi sembra che le giocate di Carotti siano a livello assolutamente del campionato e di Passera. Parliamo di un ragazzo di 20 anni, del 97. 15 anni meno di Passera. E Rossato il suo lo sta dando, eh? E siamo pari. Media partita. Parità. 55 pari. Ricordiamo che all'inizio del quarto era più 13. Inizia un altro match, possiamo dire. Forse già da qualche minuto. Prova il passo e tiro Bucarelli. Capitan Bucarelli. Suona la carica per la formazione cagliaritana che ripassa. E intanto fallo in attacco contro Fabi, è arrivata la tegola che temeva Calvani, quarto fallo di Fabi e mancano ancora 12 minuti e 38 a fine partita. Tafly. Quindi cambio subito, dentro Tafly, brutta notizia. Che Tafly non è andato male, nel primo passaggio sulla partita è andato bene. Ma sarà dura sostituire. Vediamo adesso, Fabi, sì. Entra Tafly, giocatore tra l'altro dal gran fisico, questo 98, albanese 2-1. Convocato da pochissimo in nazionale. Più due palle in mano, ultimi 2 minuti e 30 del terzo quarto con Bucarelli che gioca da playmaker, Kin da numero 2 in pratica. Ancora palla per Bucarelli, prova Ebenin da 3 punti, va al tiro il figlio di John, ancora il rimbalzo preso da Rullo, la palla per Bucarelli, la penetrazione e fallo di sfondamento, si arrabbia Bucarelli che dice ho passato la palla da un quarto d'ora e forse si potrebbe discutere, infatti si arrabbia anche Paolini e per Bucarelli è il terzo fallo, attenzione, terzo fallo per Bucarelli. La pasta Cillino in bonus, ma chiaramente avendo il possesso non si va in lunetta per Reggio Calabria. Più due per Cagliari, ultimi 2 minuti di questo terzo quarto. Improvvisamente si è svegliato Fabi ed è iniziata un'altra partita. Sì, ma soprattutto in... adesso lasciamo... Tanti minuti seduto per Passera nel terzo quarto, dopo che aveva giocato benissimo, però... Attenzione, ancora Tafly, spinta di cambio di direzione, stavolta torna sui suoi passi, adesso prova Baldassarre, non va il tiro, lotta Ebeling, la palla è di Reggio Calabria, si arrabbia Paolini, si arrabbiano e poi l'arbitro cambia decisione e si arrabbiano i soccorsi della Viola chiaramente. La cosa incredibile, Andrea, dimmi se è una visione che ho solo io, ma che abbiamo assistito a tre quarti tutti e tre diversi, completamente diversi. E vedo che andando verso la conclusione ci si indurisce. Che cosa ha fatto il quinto? Sfidato nell'uno contro uno da Rossato, che a momenti gli portava via la palla. Alla fine ha superato la metà campo in un battibaleno e ha avuto
il suo solito controllo del corpo e siamo a quota 24. Sì. Season high per quanto riguarda il folletto di San Antonio. Ma fra l'altro è rimasto in area anche contro l'aiuto difensivo. Quindi. E prova a rispondere Rossato da tre punti, non va, più quattro palle in mano per la pasta a Cellino. È uscito Fabi, ma è solo un caso. Ancora Kim, altra tripla, non va, salta veramente più in alto di tutti Baldassar che conquista il rimbalzo. Tre rimbalzi in media partita lui in stagione, ricordiamo un season high di 5 punti e sfondamento di Rossato, sarà il settimo, almeno sesto fallo di sfondamento che viene fischiato mentre esce Rossato dentro subito Akbogan e passerà per Caruti e Akbogan andrà a marcare Marco Schini. Così come è successo nell'altro quarto. Tanto Reggio, quarto fallo per Rossato. Sì, e Reggio non riesce a pescare i liberi dal bonus nemmeno in questa occasione. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, entrambe le squadre sono in bonus. Pasta Cellino con Bucarelli, Ebening, Stevens, Turel e Kin. Invece risponde Reggio Calabria con Pacer, Taflai, Baldassar, Passera e Akbogan. Da tre punti ancora Ebening. Questo è veramente un mattone importantissimo. Ebening che, mentre storie tese tra Stevens e Baldassar dice non due tiri per Stevens, quindi fallo dopo il tiro contro Baldassar. Contro Baldassar, esatto. Tra l'altro terzo fallo di Baldassar, quattro falli di Fabi, poi abbiamo Pacer, tre falli, fuori Bucarelli, 3-4 abbiamo detto? No, Baldassar, tre falli. Un altro difensore per difendere l'ultimo possesso degli avversari e fuori Kin. E sbaglia il tiro libero Stevens che continua insomma ad avere un rendimento un po' up and down dalla linea della carità. 2 su 5 per lui. Più 7, più 8 con questo tiro libero che è molto importante. E intanto 50% confermato per Stevens dalla lunetta. Marco, è uscito Fabi dalla parità al meno 8. Beh, indubbiamente si interrompe un, come dire, la continuità offensiva viene interrotta. Taflai fa vedere tutti i suoi 19 anni e perde una palla concedendo un altro attacco alla formazione cagliaritana che può gestire l'ultimo pallone di questo terzo quarto. Più 8 e palla in mano. Passi. Bucarelli poi riesce a dare la palla a Stevens e sono 14 per lui, più 10, attenzione, Passera da 3 punti e realizza, è buonissimo il tiro di Passera, un coniglio dal cilindro di Marco Passera che segnerà poco, però sono tutti canestri importanti perché questo dà tanto ossigeno alla formazione di Calvani. Dalla parità al meno 10 questo canestro vale molto più dei 3 punti. Questa squadra qui ha giocato 4 gare dove, tranne a Tortona dove ha perso di 8 punti, ha giocato le altre 3 partite con scarti di 1, di 2, di 3 punti. Quindi una squadra che sicuramente è abituata a giocare un finale punto a punto, ma lo è anche Cagliari. Certo. Cagliari le ha vinte tutte alla fine. Anche però, come dire, la certificazione per la Viola è quella delle 2 trasferte, oltre che le 2 gare casalinghe. Comunque una bella squadra la Viola, insomma, con tutte le avversità. Lo stesso la compagine di Paolini sta dimostrando che i 4 punti non sono arrivati a caso. No, una gran bella impressione soprattutto per la mutilazione già citata, ma proprio per questo diamo anche il giusto spessore alla prestazione della squadra di casa. Tanto squadre che stanno per rientrare in campo, dobbiamo dire che il clima si è sicuramente rasserenato rispetto al primo tempo con quel grave infortunio capitato ad Allegretti, però dobbiamo dire che insomma è andata bene, ecco, insomma, sì. Siamo molto contenti per le notizie che ci sono arrivate. Certo, bisognerà fare tutti gli esami strumentali, però insomma posso dire che insomma,
il ragazzo è cosciente, muoveva braccia, gambe, automaticamente e ha voluto rasserena del pubblico, ha voluto, è cosciente, lucido, perché insomma ci ha fatto il gesto con il pollice, eh sì, pensate alto, anche che certo, insomma lo rivedremo in campo. Tutto pronto per l'inizio del quarto quarto al Pala Pirasto di Cagliari. Questa partita valida per la quinta giornata di andata del campionato di A2 girone Ovest. Pasta Cillino Cagliari 65, Viola Reggio Calabria Met Extra 58. Dopo tre quarti di gara i quintetti delle due squadre in campo. Gli ospiti si presentano con Passera, Agbogan, Baldassarre, Pacer e completa il quintetto Caroti. Risponde Cagliari con Turel, Rovatti, Ebeling, Bucarelli e Stevens. Qualche minuto di riposo mentre vuota la palla Agbogan e ancora Bucarelli, attacca il ferro, appoggia il vetro, poi alla fine sbaglia il tap-in Rovatti, ancora Turel, la palla ancora per Bucarelli e qua c'è il fallo di Agbogan. Sulla persa di Agbogan ti stavo giusto per dire, adesso i vent'anni di Agbogan devono surrogare le capacità offensive di Fabi, adesso ed ovviamente è dura. Tanti minuti in campo per un 97 e per un 98 in casa Viola Reggio Calabria, tanti minuti in campo per un 98 e per un 99 in casa Pastacellino. Poi ci mettiamo anche Rovati che è un 96 e ci mettiamo anche Kin che è un 95, insomma è una formazione molto giovane quella cagliaritana. Ancora a zona la formazione calabrese, Ebeling, una tripla che spacca in due la partita perché Cagliari riva nuovamente a più 10. Questo canestro da tre punti di Ebeling che arriva a quota 8 fa molto male alla Viola, sì, 68 a 58. Non puoi giocare dandogli, concedendogli quello spazio. Mentre è sparito Pacer, attenzione, adesso Passera sotto gamba, cambia di velocità, lo aspettava al varco Ebenin che è l'assoluto protagonista di questi ultimi minuti dell'incontro. Dall'altra parte prova Rovatti, ma c'è Stevens e qua il canestro. Pacer non può commettere questa ingenuità perché Calvani si arrabbia, però la retina si è mossa tantissimo, l'arbitro era lì. Non, sinceramente non mi sento di dar torto all'arbitro. Ho avuto la sensazione opposta, ma mi sembra che non ci sia stato nemmeno un... Io ho avuto la sensazione che la palla non entrasse e che quel tocco alla fine di Pacer sia stato veramente un po' ingenuo, doveva stare un pochettino più attento. Sì, sembrava decisamente stesse uscendo lateralmente, però... Intanto Stevens è arrivato al Season High perché è arrivato a quota 16, ne aveva 15. Sì, fra l'altro. Passiamo dagli 11 punti di Latina dei due americani ai 40 di oggi. Sì, e direi che il 70-58 si può anche spiegare così. E comunque saltare tutta la fase di precampionato, iniziare, entrare alla seconda da, come dire, un po' ammaccato, non ha giocato a favore né di Stevens né della squadra. Stevens 16 punti, 5 su 9 da 2, 1 su 2 da 3, tra l'altro doppia perché già 10 rimbalzi, 3 assist, valutazione, non me ne ero accorto, devo essere sincero, colpevolmente non me ne ero accorto, valutazione di Stevens 29. Mentre Kin, che in questo momento viene fatto tranquillamente riposare da coach Paolini, ha 21 di valutazioni. Stevens quanti minuti ha giocato, Andrea? 28 e Kin 26. Pallone ancora per Pacer che prova a toccare, certo, uno contro uno Ebeling, molto bravo col brutto cliente che si presentava al suo cospetto oggi. Dato forte Stevens fino a questo momento. L'anno scorso Pacer al Vasas Accademia di Budapest, seconda divisione ungherese, 17 e 4 in media partita, anche una stagione a Basilea, mamma mia, Stevens, tarantolate a quota 18. Pacer, dicevamo, Star Wing Basilea, miglior marcatore del campionato svizzero, cresciuto nella Red State University, ma anche un'altra annata in Italia a Legnano nel 2016, 17 e 3 in media partita, oggi molto sotto il par direi.
più 12 ancora per Cagliari. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti della gara. Ancora Carotti, pick and roll con Pacer, sì, anzi pick and pop. Carotti si mette in proprio, non va, rimbalzo di Ebeling, alla fine Cagliari riesce a perdere la palla perché sì, Ebeling ci ha andato un po' molliccio. Pacer molto molto condizionato dall'inizio della squadra e sicuramente l'assenza di Roberts congestiona i punti di gioco dove lui abitualmente va a vivere. È già la seconda partita in casa che vedo la squadra avversaria che leva il centro dal primo quarto per i due falli e prima di tornare, di riscaldarsi, ci impiega veramente una vita. Era capitato a Mosley, che comunque alla fine si era svegliato, aveva tenuto in piedi Legnano, e oggi è capitato a Pacer. Insomma, i suoi punticini li ha fatti 11, però è un po' così, compare, scompare, cioè non è quel giocatore da 18 e 2 di media partita che si è ammirato. Andrea, c'è anche da dire che il tuo stupore nel cogliere il dato statistico della valutazione di Stevens, come dire, dà una grandissima fiducia su quello che questo ragazzo può fare. Oh, Fabi perché... che è tornato sul parquet, Pacer ancora si fa trovare presente e si gioca la carta Fabi, coach Calvani, perché dice se no qui 7 minuti alla fine me lo tengo in panchina, la partita l'ho persa. Tanto Ebeling, terzo fallo e due tiri liberi per Pacer, che dalla lunetta viaggia con un 65% fino ad oggi confermato. Zero su 2 dalla lunetta sino a questo momento. Vediamo il terzo tiro libero che va stavolta, arriva a quota 12, prova a non mollare la viola, ultimi 7 minuti e 30, più 11 palle in mano, l'altro, e adesso Paolini si gioca nel finale un riposato Kim. Palla per Rovati, sfidato da 3 punti dall'angolo, Rovati. È anche una necessità, penso, perché Calvani invece sta cercando di darsi una sicurezza in più col doppio playmaker. Ancora Baldassarre, si incarta molto, conquista il rimbalzo, sbaglia ancora. Baldassarre è sicuramente un giocatore, ce lo ricordavamo, un po' più in palla ai tempi di Sassari. Tanto pallone ancora per Stevens che prova a schiacciare, sbaglia la schiacciata, rimangono ancora 12 secondi per l'attacco. Fallo. E fallo in attacco contro Stevens, che guarda che bravo. Giocatore pulitissimo. Sì, pulitissimo, sì. E correttissimo, sì, sì, andato, ha chiesto subito scusa a Pasta. Intanto secondo fra l'altro Stevens, totalmente frustrato dall'errore della schiacciata di poco fa. Tra l'altro protagonista appunto della storica promozione in Serie A con la Dinamo, 3,6 di media partita, però punti che non danno l'esatta dimensione, l'esatta importanza di Patrick Baldassarre, questo giocatore nato a Sion, che è stato anche nazionale in Svizzera, appunto l'importanza avuta in quella splendida stagione della formazione sassarese. Poi è stato il trampolino di lancio per i campionati di Serie A della Dinamo, che da quando è arrivato nel massimo campionato italiano ha sempre raggiunto i playoff. Meno 11 per la Viola Reggio Calabria con Passera, Carotti e poi Pacer, Fabi e Rossato, gioca con i tre piccoli. Tre piccoli, sì, per cercare di creare delle difficoltà. Agustin Fabi no, da 3 punti, non va al tiro, la palla è perché ne si è un po' raffreddato. Fabi, ma c'è da dire anche che questa intermittenza di campo e panchina, cioè, sono pochi giocatori che riescono a produrre, anche perché lui poi è uscito nel momento migliore, quando già si era decongelato la prima volta. Chiede scusa a Ebeling, si arrabbia tantissimo Paolini, però Ebeling ha 18-99, che cosa si può pretendere? E che a parte che ha giocato un'ottima partita, però questi sì, sono di gioventù. Ricordiamo anche tutti i 99 che giocano già in Eurolega, qui siamo... però qui, cioè, prima di far giocare i 99... L'importante è che giochino. Anzi, cioè anche l'iniziativa da parte della Dinamo Sassari di creare questa sorta di sosta satellite, la dice tutta sulla lungimiranza della società sassarese, che dà spazio a due giocatori sotto contratto come Bucarelli e Ebeling. Bucarelli, insomma, penso che sia già maturo l'anno prossimo per il Ma salto. Guarda, da tutte le parti, Rossato che riesce a realizzare. È un gran bel canestro questo della Viola, con una circolazione di palla
validissima, i tre piccoli vogliono questa iniziativa qua. E vogliono va cercare... sotto la doppia cifra, guardami Caroti, faccia a faccia su Kim. Kim non deve ricevere, ancora Bucarelli, pick and roll tra Bucarelli e Stevens, ruba la palla, attenzione, situazione 2 contro 1. No! Caroti, che attenzione, Fabi da tre punti, non va, e sai che questa palla di Caroti potrebbe costar caro, io come conosco Calvani, come lo conosco io. A Caroti auguro di vincere la partita, fallo di Kim che ha sbracciato. E Caroti si riprende la palla. Caroti si riprende la palla, chiede scusa Caroti al suo allenatore. Per sua fortuna l'ha recuperata. Una cosa, Andrea, è certa, vedendo giocare questa squadra, è una squadra molto disciplinata. Anche questo gesto di Caroti nel chiedere scusa alla sua panchina per la palla persa, mi sembra che, come dire, confermi questa sensazione. Terzo fallo intanto per Kin, terzo fallo di squadra anche per la Pastacellino, più 9 per Cagliari, però è una partita, attenzione, non è chiusa la partita, perché la Viola l'ha già riaperta una volta con una estrema facilità, Cagliari l'ha provata a richiudere sempre con estrema facilità, ma la Viola è viva. Sì, probabilmente questo è reale. Quello che penso è che costo fisico e nervoso ha avuto questo rimanere aggrappato, mentre invece Cagliari ha continuato. Paolini, secondo me, bravissimo nel continuare a ruotare i giocatori, che ora si ritrova con 5 minuti di totale autonomia, mentre invece dall'altra però parte... Però chi è stato troppo fuori secondo te? Sono scelte che, quelle scelte che molte volte il pubblico non capisce, e sono le scelte, ripeto, per il bene di una squadra. Voglio dire che i primi esami strumentali di Allegretti sono buoni, con tutti i negativi. Sì. Questo è un altro ulteriore bella notizia. Allora, Andrea, è la maniera anche per giustificare a tutto lo stivale che abbiamo delle piccole interruzioni, perché stiamo cercando ogni volta di avere lettura dei messaggi che ci arrivano su questo argomento, che ovviamente ci interessa. 7-2-6-3 per Cagliari, che ha la palla in mano. Attenzione, no, scusate, la palla è della Viola Reggio Calabria nella propria metà campo. Quintetti delle due squadre in campo, abbiamo Caroti, Rossato, passerà Pacer e Fabi, risponde la Pastacellino con Kin, Ebeling, Bucarelli, Stevens e Turel. Stavolta Stevens va a occuparsi di Pacer e Ebeling va su Fabi. Prima sì, due assetti abbastanza simili comunque, Cambiano sui blocchi due lunghi. Adesso la palla di Pacer, attenzione, 4 secondi, 3 secondi, Caroti, attenzione allo scadere, la tripla fondamentale di Fabi, con Paolini che si arrabbia, attenzione, si risveglia Agustin Fabi. Una tranquillità di gioco, la Viola che ripeto è paradossale per l'età media dei giocatori che la compongono. 4 su 10 nel tiro pesante per Fabi, Viola meno 6, attenzione, 6 secondi per andare al tiro per la compagine rossoblu, la penetrazione di Kin, si incarta, infrazione di passi di Kin, e Kin da quando è entrato in campo ha perso il filo del discorso. Certo, è molto labile il confine tra la pausa in panchina e la pausa troppo lunga in panchina. Io non vi invidio, qui si può, voi coach... No. Qui c'è da argomentare perché col senno di poi siamo tutti dei mostri. Ma da qui hai notato che punto di vista che sereno che abbiamo. Qui, sì, sì. Meno 6, ma la palla è nelle mani di Reggio Calabria. 3.52 da giocare, attacchi tutti, ogni attacco vale la partita. Passerà da tre punti, la palla del meno 3 non va, va sul secondo ferro. La sfera adesso è nelle mani di Turel, su lui c'è Caroti. Attenzione Turel, c'è il raddoppio, la palla per Ebeling. Ancora Rovati, chiede di giocare al limite di 24, attenzione Bucarelli, la penetrazione, oh Bucarelli che bravo, ha anticipato il terzo tempo, è andato a conquistarsi questo fallo di Pacer, quarto fallo, e a 3 minuti e 30 abbiamo 4 falli per Pacer e 4 falli per Fabi. Guarda, l'estensione col braccio destro di Bucarelli è stata da un punto di vista tecnico ineccepibile, quello che se io fossi Pacer in questo momento mi chiederei cosa devo fare per difendere, perché anche in questa occasione, cioè,
capisco lo stupore del giocatore americano. Realizza il primo tiro libero Bucarelli, sono 7 i punti per lui, ma tutti e 7 i punti valgono tantissimo. Bucarelli, no, ma lui gioca 98, no, no. 98, ragazzi, lui gioca con una tranquillità e una concretezza incredibile. 2 su 2 che vale tantissimo, perché rimette la formazione cagliaritana a 3 possessi di margine, anche se non pieni. 7-4-6-6, mancano 3 minuti e 24 secondi. Il reverse di Rossato con l'assist dietro schiena di Fabi. Non oso pensare se avesse sbagliato il passaggio. Ho capito, però queste giocate qui, quando hai questa tanto tranquillità, tanto season high per Rossato a 10 punti. Cioè non hanno un attimo di, come dire, non mi sembrano mai nervosi o contratti in quello che fanno. Mi sembrano sempre abbastanza sciolti, anche nelle rode, chiaramente. Kin uscito di partita, dobbiamo dire, 24 punti per lui. Attenzione, la palla è per Carotti, nuovo pick and roll con Pacer. Attenzione Fabi, attacca il canestro, la palla per Pacer, appoggia al vetro, signor attacco per la Viola Reggio Calabria, che continua a rimanere lì a meno 4. Adesso stiamo rivedendo la partita del primo quarto, secondo me molto più gradevole, molta più intensa. E qua un canestro fondamentale del 18enne Michele Ebeling, più 6, 2 possessi pieni di margine tra le due squadre. Ancora attacca, passerà. Ha attaccato Fabi, che non se l'è sentita di andare a contatto. Prova la penetrazione Carotti, ancora Rossato, esce Stevens su Pacer che attacca l'uno contro uno, si incartano un po' e passi contro Pacer. E Calvani giustamente fa notare che forse c'è da una mano sul fianco, però devo dire che gli arbitri sono stati molto bravi stati bravi assolutamente. A momenti perdeva la palla sulla rimessa con Paolini che dà schiaffi sul parquet, ma Paolini penso che abbia già messo in conto che quest'anno invecchierà di qualche anno. Rimessa per Turel, adesso c'è Rossato su lui, lo fa saltare, no. Sbaglia Turel, a momenti combinava anche la frittata del fallo. Che errore, guarda, Paolini è furibondo per tutto quello che... Pacer ha perso una scarpa. Sta accadendo di tutto qua al Palasport cagliaritano. Che errore Turel, eh? Sì, però che cosa fai? Non attacchi il canestro? No, ma fra l'altro aveva anche una giusta scelta. Aveva fatto una scelta corretta. Anzi, addirittura stava forse cercando di caricarsi anche un contatto da dietro dopo anche il tiro. È stata anche una buona scelta anche come esecuzione di tiro. Ha fatto saltare Carotti, è andato al tiro, ha cercato il ferro esterno, diciamo, e non ha trovato la via del canestro, mentre secondo me ti costerà il cambio. No, è Shebelin, gioca con i quattro piccoli. Ma no, sta scegliendo probabilmente semplicemente di avere un po' più di atletismo per contrastare. Se però Ebeling ti stava dando tanti punti, eh? Sì, però stava indubbiamente, come dire, era fortemente condizionato dalle scorribande di Fabi con la palla. Intanto il pubblico cerca di stare vicino ai propri beniamini. 1,50 al termine, 1,49 per la precisione, più 6 per la pasta Cellino, la Matt Extra, però ricordiamo alla palla in mano non vale il cambio, dice l'arbitro Daniele Yang Yao, di chiare origini orientali, e quindi rientra Ebeling e riesce Rovati. Rovati è un giocatore per cui veramente è un debole cestistico, lo sai? Perché non lo so, mi piace tantissimo, non pensavo fosse così bravo. Molto bravo Federico Pasquini a scovare questo giocatore. L'anno scorso non giocava a Verona. 5 minuti in media partita, 1-1 in media partita. Attenzione, prova Carotti, non trova la via del canestro, il rimbalzo proprio di Ebeni, che era quello che doveva lasciare il campo. Vedi com'è. Guarda com'è il basket. A volte la casualità. Più 6 e palla in mano, ultimi 90 secondi di gioco della partita, la palla sempre per Ebeling, ancora Bucarelli, chiede il pick and roll Bucarelli, lo chiede a Stevens, parte prima Bucarelli, no. La palla ancora per Stevens, va al tiro, attacco, non è il massimo della vita, e poi alla fine Fabi non riesce a trattenere e quindi concede altri 14 secondi all'attacco di Cagliari. Perché non c'è stato cambio di possesso e quindi rimarranno solo 14 secondi. Stavolta esce Ebeling, che comunque il suo l'ha fatto oggi.
10 punti, 3 rimbalzi, 12 di valutazione. Bravo Ebeling, che come al solito in casa gioca meglio rispetto a fuori, e anche qui c'entra la tenera età, fa cifra sicuramente. Ricordiamo Ebeling protagonista con la nazionale under 18. La palla ancora adesso nelle mani di Rovati, la sfera per Keane, un po' sparito dal campo. C'è Passera su di lui, il blocco di Stevens, la spinta di Passera, adesso la viola, il blocco molto più duro di Stevens e fallo antisportivo di Passera con Buccarelli che si mette tra Passera e Stevens. E Passera, no, e dai, è una, con e King. Due, e tre, e alla fine te lo fischiano il fallo, E poi tra l'altro un fallo, no, che, vabbè, loro stavano, che costa caro perché sono stavano, due tiri e palle. Stavano giocando giustamente con due falli da spendere sul tabellone e stavano cercando di mettere pressione per interrompere l'azione d'attacco. L'arbitro ha valutato, si è arrabbiato tantissimo Passera, dice non avete visto, mi ha dato una gomitata, guardatelo all'istant, lo guarderete in televisione. E lo staff tecnico si arrabbia un po' con la terna arbitrale. Tra l'altro il primo fallo di Passera, però c'è stato prima contatto su Keane, poi contatto durissimo tra Stevens e Passera e poi terzo contatto su Keane lontano dalla palla. Tra l'altro non ho neanche visto. Tra l'altro si era già iniziato con un pick and roll dove Stevens ha rischiato nuovamente il contatto da bloccante, però poi ripeto, sì, si stavano cercando, cioè, e Passera, c'era qualcosina che Passera funzionava, stava cercando di interrompere il gioco, su questo non ci piove. 1-0-5 da giocare, più 6, diciamo che su questi, sì, su questi due tiri liberi, su questo possesso si decidono i destini delle due squadre, sì. Con Kin che è uscito fuori partita dopo la pausa in panchina, c'è un po' uno scout ragguardevole, perché parliamo di 5 su 7 da 2, 3 su 9 da 3, 5 su 6 ai liberi, 19 di valutazione, 4 falli subiti, 3 commessi, adesso 2 tiri liberi. Penso che tanto il l'on off di Kinsey è abbastanza rapido, no? Quindi sì, diciamo non, che non mi stupirei mi di sembra un... come un semaforo, quelli gialli intermittenti, sì, 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 che si accende, si spegne, si accende, si spegne. E giustamente, ancora, ancora giustamente se... le comunicazioni di servizio più importanti il coach Paolini le dà a Buccarelli, non per niente il capitano, dall'alto della sua maturità cestistica, no? Sì, comunque sì, no ma ci sono, cioè ripeto, credo che lo staff tecnico della Academy, che anche oggi sta portando a casa un risultato eccellente, abbia lo stesso piacere che avrebbe qualsiasi staff nel avere un giocatore di questo tipo. E ripeto, secondo me la bravura di questo intanto continuano a beccarsi, certo, Kin e Passera, la palla, vediamo come di chi è l'ultima deviazione di Buccarelli e alla fine insomma la palla l'ha recuperata Reggio Calabria, nuova palla persa, no, una palla persa tutta a frutto dell'ingenuità. Perché insomma diciamo che a 1:03 questa rimessa, sì, però poi, più 6, se pensi, più 8, scusate, questo è stato l'unico momento di, come dire, dove c'è stata una scintilla in una partita da veramente estremamente corretta, di una sportività encomiabile. Si è anche condizionata insomma poi anche dall'infortunio di Allegretti, dove tutti i giocatori veramente hanno partecipato alla situazione, sì, 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 al limite della drammaticità in un primo momento, poi ripetiamo insomma il giocatore sta bene, muove tutto, i primi esami strumentali hanno dato buoni esiti, quindi insomma mi fa veramente piacere, guarda, veramente abbiamo temuto, sì, è dalla notizia che aspettavamo, dai, che volevamo sentire. 1:03 da giocare, più 8, viene ripulito il parquet dalla macchia di sudore, sono gli stessi giocatori che si assumono questo onere. Buccarelli, Kin, Rovatti, poi Stevens e Turel, questi 5 schierati da Paolini, mentre riceve la palla Fabio, attenzione, Pacer da 3 punti, non va il tiro, guarda chi sale, Rossato che va a guadagnarsi il fallo. Rossato, Caroti, Passera, Fabi e Pacer, questi 5. Rossato ha iniziato bene la sua partita, poi era letteralmente sparito dal campo e sta andando veramente alla grande. Parliamo sempre di un 96. Ha chiesto cambio alla panchina.
penso sul movimento di ricaduta dopo l'appoggio. Altro terzo fallo di Turel, però Rossato fa l'esecuzione dei tiri liberi, sbaglia il primo e non deve star bene prima di questa partita. 85%. No, però Calvani lo tenta. Sì. E realizza il secondo Rossato, quota 11, la sua miglior prova stagionale relativamente al bottino. Ancora pressing a tutto campo su Buccarelli, che si sta inventando playmaker, storie tese tra Kin e Passera. Kin è lì che lo aspetta al varco, ancora Kin, la palla ancora per Stevens, a momenti trovava il canestro che forse avrebbe chiuso i giochi, invece ci sono due tiri liberi, gita in lunetta, ancora 7 punti di margine per la formazione cagliaritana. E comunque le stimmate da playmaker di Buccarelli mi sembrano abbastanza evidenti. Parliamo di un giocatore che ha iniziato a fare il playmaker adesso. Ah, sì, anche se per esempio ai mondiali di questa estate credo che un motivo per vederlo brillare era proprio molte volte nelle selezioni da pick and roll come innescava le rullate dei lunghi, quindi evidentemente Stevens realizza un canestro fondamentale dalla lunetta e porta a più 8. Un'altra qualità straordinaria con la Spagna di Carelli. Sì, no, ma ha fatto un mondiale eccellente. E guarda Stevens nel momento del bisogno, lui che prima di questi due tiri liberi aveva 2 su 5 è salita a 4 su 7 e questo è un bel segnale, assolutamente. Tra l'altro più 9, 3 possessi pieni in 41 secondi, sembra, insomma, ci vorrebbe, non dico un miracolo, però ci vorrebbe insomma un qualcosa che va al di là della normalità per la via della Reggio Calabria per equilibrare questa partita. Sembra una sfuriata da parte di Fabi che dopo che è rientrato in campo dopo per quella pausa per il seguito al quarto fallo, soli 3 punti, anche se alla fine ne ha messo 16. Sì, 16, ma gli è stata, come dire, gli è venuta meno quella striscia incredibile che stava costruendosi proprio in quel momento, è arrivata la sanzione di quel fallo che l'ha condizionato. Valutazione di Stevens è altissima, 31. Partita da 20 punti, 10 rimbalzi, 7 falli subiti. Partita di grandissimo spessore e la cosa più incredibile è che non è così, come dire, così evidente quanto invece le cifre dimostrino. E ripeto, di un giocatore che secondo me deve ancora tirare fuori il meglio del suo potenziale. E comunque Cagliari sta conducendo questa partita praticamente dalla fine del primo quarto, e questo è un dato importante. Attenzione, la palla è per Rossato, si mette in proprio, va al tiro, una mattonata e forse il rimbalzo di Kin è quello che chiude i giochi. C'è una via la palla, viene triplicata la marcatura, arrivano un po' troppo duri i giocatori della Viola Reggio Calabria e Kin va in lunetta. 80-71 il punteggio e due tiri liberi per Marcus Kin. Sino a questo momento 26 punti per il prodotto della Central Michigan University. Diventano 27. Inutile dire, miglior prova stagionale in fatto di bottino sia per Kin che per Stevens, diventano 28 e viene cambiato perché vabbè, per la standing ovation, però meriterebbe anche Stevens di uscire, ma soprattutto perché ha visto tante storie un po' così tra i giocatori della Viola e Kin, quindi per evitare reazioni Olin ha preferito cambiare. Ultimi 23 secondi, questa partita che ormai è decisa, passerà, va al tiro, non va al rimbalzo del mio MVP Stevens e poi ancora Rovatti, anche lui non cade abbastanza pesantemente, infatti rimane un po' sul parquet, però insomma si rialza senza problemi. Due tiri liberi per Andrea Rovatti e viene giustamente concesso la standing ovation per Deshaun Stevens, che è stato il mio giudizio l'MVP della partita. Non so Marco se la pensi come me. Assolutamente sì, perché sì, Kim ne ha fatto 28,
però poi nel momento del bisogno la squadra si è aggrappata soprattutto a Stevens. E mentre decisiva, no, ma... vabbè, oltre l'assenza di Roberts, in casa Viola, appena uscito Fabi dalla parità, nuovamente almeno 12. E lì la Viola ha provato a lottare, lottare, lottare. Ma la cosa, ma non c'è stato più niente. La cosa, a volte anche le, come dire, i numeri hanno una conferma. Tutte e due le squadre sono sul punteggio che abitualmente hanno fatto fino ad oggi di media. Cagliari è sugli 83, la Viola è sui 74, ma la Viola ha fatto veramente un grandissimo sforzo per arrivare a questa quota, dovendo rinunciare a diverse opzioni. Cagliari è stata bravissima nel ruotare gli uomini. Già dal primo quarto si è giocato sui ritmi che facevano piacere a Cagliari. Sì, ma cioè adesso quello che Paolini, sono certo, che sottolineerà è che non prende dell'indicatore punti subiti come per certificare questa vittoria, perché sì, lui dice fra qualche giornata guarderò i possessi, la differenza tra possessi e punti subiti, come Calvani sicuramente avrà da discutere con i suoi e col suo staff del numero di palle perse. Però ripeto, in questo campionato cedere un americano alla causa è tanta roba. Grazie Marco Sassara per essere stato con noi. Buonanotte da parte di Andrea Secchi, vince al